Un saluto da dottor Palma, assessore turismo dentale e dentisti Moldavia. Abbiamo finito questo ciclo di lezioni per capire da cosa fosse, siamo partiti da cosa fosse dovuta la perdita dei denti, quelle che sono le tecniche di ricostruzione della bocca, sino a dare dei cenni sui materiali utilizzati. E concludiamo questo ciclo di lezioni con un aspetto invece che riguarda le tecniche del futuro, ecco, quello che ci aspetta nel futuro, ma neanche troppo futuro, nel futuro diciamo immediato che è già presente. Per quanto riguarda le riabilitazioni complete della bocca, io penso che, e già lo stiamo vedendo da tanti forum che stiamo facendo a livello internazionale, si andrà sempre verso l'utilizzo di più materiali all'interno della bocca, di combinazioni di materiali, invece che dall'utilizzo di resine acriliche come era in passato, barre metalliche come era in passato, si andrà verso polimeri di nuova concezione. Accoppiati con resine composite vetrose di ultimissima concezione e uscita sul mercato. Oltre a questo, cambieranno non solo i materiali, ma stanno già cambiando, diciamo che sono già cambiati da diversi anni e ora sono in completa evoluzione le tecniche di produzione delle dentature. E qui assisteremo a un accoppiamento di denti, per esempio, preformati del commercio industriale, all'unione di strutture poi di supporto di questi denti preformati che vengono fresate con fresatori CAD/CAM, cosiddette stampanti 3D, però ad uso professionale. E tutto questo poi programmato con l'aiuto, programmando le riabilitazioni con l'aiuto dei computer. I computer, diciamo, la faranno da padrone nella produzione delle riabilitazioni complete e l'utilizzo del computer ci permetterà di eliminare, non del tutto, ma gran parte degli errori che si possono commettere nel riabilitare una bocca, dati magari da un cambio di mano del tecnico, dell'odontotecnico. Invece il computer ci permette di uniformare la qualità oltre che innalzarla notevolmente. Voi pensate che se noi dovessimo pensare a dei settori che hanno visto innovazione, l'odontoiatria è uno dei settori dove la tecnologia ha fortemente sconvolto gli ultimi 40 anni, quella che è la lavorazione di noi operatori, di noi dentisti. L'odontoiatria è il settore forse tra quelli che ha subito più innovazione. Si sta continuando a innovare, per innovarsi bisogna spendere tanti soldi ed è purtroppo questo un neo del settore salute che riguarda i denti. Il sistema così come è strutturato è un sistema quasi completamente privato, permette solo a chi convoglia, come la nostra struttura, tanti casi complessi di poter avere abbastanza soldi da poter investire in tecnologia e avere quindi standard che vanno oltre gli standard. Parlo a livello magari locale oppure a livello europeo. Questo è un problema per il consumatore, per il paziente, è un problema perché ci troviamo al paradosso che se vai sotto casa ti ritrovi magari uno studio piccolo, privato, con una poltrona o anche due poltrone, che non è abituato a fare i casi come quello di cui tu necessiti, perché un caso come quello magari nel tuo paese costa 40.000 euro, 30.000 euro, non c'è la spinta delle persone alla porta d'ingresso, le persone che vogliono spendere 35 o possono spendere 40.000 euro. Quindi cosa succede? Che solamente quelle strutture dove questi lavori possono essere offerti a costi irrisori, comunque non del tutto irrisori, perché comunque una riabilitazione completa della bocca oscilla tra i 5.000, può arrivare anche ai 12.000 euro col top 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 dei materiali. Sono riabilitazioni che magari in Italia costerebbero 60.000 euro. Comunque c'ha un suo costo, non tutti hanno 10.000 euro in tasca per mettere la Ferrari in bocca.
Il futuro, io penso che non sarà poi solamente innovazione dal punto di vista dei materiali, dal punto di vista della produzione, ma il futuro sarà, dislocazione della produzione, ovvero ci saranno grossi centri produzione in Europa come il nostro, pochi, due, tre centri produzione in tutta Europa dove, andranno tutte le riabilitazioni, le grosse riabilitazioni della bocca, perché si è visto sono le riabilitazioni più delicate, dove serve tecnologia, esperienza e avere tanta casistica alle spalle. Si può trovare magari il dentista di nicchia che fa questo lavoro con, i macchinari giusti, però costa veramente tanto farlo in certi paesi questo lavoro. Il nostro, stando nel paese più economico d'Europa in assoluto, riusciamo a fornire anche il prezzo in assoluto più basso di tutta Europa. Magari non qua nella città ci possono essere studi che lo offrono a prezzi più bassi, ma torni sempre al problema che comunque quegli studi non hanno investito tutti questi soldi in tecnologia come quella che è presente nei nostri laboratori, non hanno tutta l'esperienza che invece abbiamo noi, fanno magari un caso così ogni 2 mesi. Quello che ti consiglio è sì, informati tanto perché il lavoro che riguarda la riabilitazione della bocca è un lavoro che presenta notevoli rischi sul lungo termine, sul lungo periodo, e bisogna prima di iniziare i lavori avere un paziente che è molto informato, consapevole di quello che sta andando a fare. Quindi anche il paziente deve essere fatto partecipe di quello che è il trattamento, di quelli che sono i materiali che si possono utilizzare e di quelle che sono le tecniche che si possono utilizzare. E per questo vedo sempre di più nel futuro, per quanto riguarda le grandi riabilitazioni della bocca, un approccio individuale, ovvero seduti a un tavolo con l'equipe a vedere esattamente quelle che sono le tecniche che si possono utilizzare. Quindi materiali, tecniche, dislocazioni in grossi centri, uno, due centri, tre centri massimo in tutta Europa della produzione di casi complessi, rapporto individuale, one to one, con l'equipe che opera e che realizza poi nei mesi il lavoro definitivo. Io sono Dottor Palmas, un saluto dal policlinico che abbiamo costruito per le persone che stanotte non hanno dormito per i dolori ai denti e che domani probabilmente rischiano di entrare in una banca ad accendersi un mutuo, ad ipotecare la propria vita per mettere i denti in bocca, un qualcosa che dovrebbe darti lo Stato gratis con le tasse che si sono pagate per una vita. Ricorda i costi di una riabilitazione di una bocca possono essere elevati. Possono essere contratti, quello che importa è non spendere i soldi, ma investire i soldi. Si possono spendere quando facciamo dei lavori che poi non funzionano sul medio e lungo termine, si possono investire quando si fanno dei lavori che poi durano tutta la vita. Allora, in quel caso non avete risparmiato, ma avete buttato dei soldi, in questo caso avete investito dei soldi e risparmiato veramente. Scegliete, in maniera consapevole, questo è il consiglio che vi do. Per questo tutta questa opera di informazione, perché ci siamo resi conto che, dare più informazioni attraverso internet permette di essere, raggiunti da pazienti che sono più, consci di quello che stanno venendo a fare, che sono realmente consapevoli dei vari rischi, dei vari materiali che possiamo utilizzare e che ci aiutano poi a operare nella migliore delle condizioni. Vi lascio a una chicca, l'ultimo video, che è forse il video più richiesto in assoluto, il video dopo tutti questi anni di viaggio che ho fatto in Europa, ho fatto il giro del mondo in aereo circa una volta e mezzo, ho calcolato, ho visitato più di 20 paesi, come avrai visto sul web, ho scritto 2 libri sul turismo dentale, uno era sul turismo dentale, l'altro invece sul sistema sanitario in Europa, come dovrebbe l'odontoiatria essere strutturata, un'odontoiatria gratuita per tutti che si potrebbe costruire domani se lo volessimo
tutti quanti se l'Europa lo volesse, e noi stiamo cercando di fare massa critica sul web proprio per lasciare qualcosa nel mondo che aiuterà le persone, le generazioni future. Noi abbiamo conosciuto, io ho conosciuto quando sono entrato in università, una odontoiatria che sinceramente mi ha schifato. Questo è il motivo per cui io me ne sono andato dal mio paese, perché non credevo che tutto ciò che avevo investito era poi per lucrare su persone che stavano male. Quello che mi va di dirti è leggi il libro che ho scritto, l'ultimo libro che ho scritto, perché lì capirai perché SOS. Un saluto da Dottor Palmas.